Si è tenuto il YCS TCG, ovvero diversi YCS TCG in realtà, c'è stato uno per il Nord America, uno europeo, però ci concentriamo principalmente su quello europeo, che ha visto delle partecipazioni molto elevate di mazzi che alla fine ci si aspettava, più o meno il meta è quello che ci si aspettava, ecco, Triton, Sky Striker, almeno per la partecipazione, Tribrigata. Non finire, e vabbè, insomma, poi tutti gli altri rogue. E niente, Sky Striker è arrivato con ben da 177, mi pare, partecipazioni all'inizio. È arrivato in top con la bellezza di 0 copie del mazzo. Sky Striker ha deluso, male. In ogni caso, ragazzi, non mi dilungherò sui YCS, ne riparlerò poi quando finiranno effettivamente, perché al momento questi YCS Remote Duel non sono terminati perché la Konami deve spedire le cose, tutta l'attrezzatura per il Remote Duel perfetta per fare la top 16 e quindi di conseguenza il 31 ci sarà top 16 fino a top 8, top 4 finale e quindi di conseguenza finirà direttamente il 31. Al momento aspettiamo, vediamo che chi vincerà, però è molto probabile secondo me che vada a vincere Tribrigata. Però comunque tutte queste analisi le lasceremo direttamente ad agosto, quando analizzeremo effettivamente tutto il percorso di questo YCS. Per quanto riguarda Nord America, più o meno lo stesso, con la differenza che Sky Striker al day 2 ci è arrivato anche in top, sono arrivati tipo un pochino di Sky Striker sono arrivati in top in America, però nulla, cioè sta deludendo molto il mazzo, quindi chi diceva oh mio Dio, engage a 1, Sky Striker T1, best deck, fortissimo, inarrestabile. Evidentemente non ci capisci un cazzo del gioco, quindi ok, va bene. Detto questo, ragazzi, boh, ditemi che cosa ne pensate voi per quanto riguarda questo YCS Remote Duel, se avete partecipato, se vi è piaciuto. Io sì, ho partecipato con Sky Striker, ho fatto 2-3 drop. Non vedere Rai in mano è brutta come cosa. Detto questo, ragazzi, boh, ditemi qua sotto che cosa ne pensate. Oh no, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo appuntamento del video giornale. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, passare qua sotto in descrizione per tutti i link e vari eventuali per seguirci al di fuori della piattaforma di YouTube. E vi ricordo inoltre ragazzi che avete qua sotto Magic Corner, nel caso vogliate acquistare carte singole o prodotti sigillati, avete il link qua sotto di Magic Corner, con anche affiliato il mio codice sconto, che vi darà il 10% di codice sconto su tutti i prodotti che non sono già precedentemente scontati. Detto questo, ragazzi, un'altra piccola cosa, ovvero questa settimana io dal 15 al 22 sarò fuori Bari e quindi di conseguenza non potrò registrare video. I video che vedrete saranno tutti pre-registrati e vedrete abbastanza deck profile. Per quale motivo? Perché sono il contenuto più veloce da realizzare, più istantaneo, e quindi di conseguenza vedrete tante deck profile in questo periodo, in questa settimana, però sti cazzi, cioè una volta ogni tanto mi posso permettere anche io una vacanza. Quindi continuerete a vedere video assolutamente, giornalmente, però sappiate che arriveranno un po' di deck profile, cosa che a voi non dubito non faccia piacere, ecco, comunque un sacco di gente a cercare dei deck profile, quindi di conseguenza alla fine va anche bene. Detto questo, ragazzi, cominciamo! Abbiamo un po' di roba di cui parlare. Deck Build Pack Grand Creators. Che cos'è? È il set classico del Deck Build Pack. Cos'è? Ogni volta ve lo so spiegare. Introducono tre archetipi nuovi. Praticamente il set dove introdussero Drytron, il set dove introdussero Eldritch, Ricca e Adamantia, quelli là sono. Fino a poco fa sapevamo soltanto che c'era questo deck build pack Grand Creators. Wow, che bello! Avremo tre mazzi nuovi, ma non sapevamo un cazzo. Poi sono usciti degli artwork e abbiamo detto ok, va bene, però vogliamo gli effetti, vogliamo le carte. E un archetipo è stato presentato. Abbiamo finalmente l'archetipo Punk, P-U-N-K, tutto con i puntini. Ragazzi, però non ve lo presento in questo Yugi giornale. Uscirà dopodomani, quindi il 17 di luglio, il video di Meteor Meme dedicato a questo mazzo.
punk. E quindi di conseguenza attivate la campanellina e preparatevi con l'orologio. 17 alle 15 su GT. Parliamo di punk. Per il resto non si sa quando annunceranno gli altri mazzi. Però teoricamente nell'arco di questo mese li sapremo tutti. Almeno fino alla prima settimana di agosto, mi immagino. Si spera almeno. In ogni caso, ditemi qua sotto che cosa ne pensate di questo punk. E vabbè, poi ci rivediamo direttamente il 17. Bode, Burst of Destiny. Sono stati presentati diversi mazzi da parte di Konami per Burst of Destiny. Uno del quale ne abbiamo già parlato, Xianjian. E l'altro è un mazzo del quale ho deciso ancora di non parlare, ovvero Ice Jade al momento. Magari settimana prossima ne parleremo, non lo so. Vorrei che la Konami annunciasse altra roba, perché è un archetipo al momento che ha 4 carte. Quindi ve l'ho già detto nei video precedenti se li avete visti. Vorrei evitare di parlare di un mazzo del genere in Meteor Meme. Detto questo, comunque, a parte Ice Jade e Xianjian, uno ne abbiamo già parlato, l'altro ne parleremo sicuramente in Meteor Meme, abbiamo anche delle carte generiche di supporto che sono state annunciate. E quindi andiamole subito a vedere. E andiamo a vedere subito la Ecclesia de Virtuosus in White. È una nuova versione di Ecclesia, New Waifu Material. È un livello 4 luce incantatore Tanner mostro con effetto 1500 di attacco, 1500 di difesa. Possiamo evocare specialmente questa carta tramite il suo primo effetto una sola volta per turno. Il secondo e il terzo effetto sono advance per turno. Primo effetto, se il nostro avversario controlla più mostri di noi, evochiamo specialmente questa carta dalla nostra mano. Molto 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 forte. È praticamente un Pankratops. Perfetto, fantastico. Secondo effetto, durante la main phase, effetto rapido, possiamo tributare questa carta di costo per evocare specialmente un mostro Xianjian o un Fallen of Albatz dalla nostra mano o deck. È ok. Terzo effetto, durante la end phase, se uno o più mostri fusione vengono mandati al nostro cimitero questo turno, possiamo aggiungere questa carta al nostro cimitero alla nostra mano. È una carta pensata come supporto per Xianjian, ok, ci evoca il caduto di Albatz che al momento sta vedendo zero gioco praticamente, ma va bene. E inoltre se l'abbiamo utilizzata per fare fusione ce la riprendiamo in mano dal cimitero durante l'end phase. Entra a cazzo di cane, perché entra a cazzo di cane ed è anche un Tanner. È una carta che potenzialmente potrebbe vedere un sacco di gioco. Perché? Può essere giocata in Xianjian perché dà un supporto diretto a Xianjian. Può essere giocata nei mazzi che giocano Fallen of Albatz. Al momento di competitivo non c'è nulla con Fallen of Albatz, però è una carta molto interessante che fa da pseudo superpoli, negabile, sì, ok, però è carino. Può essere utilizzato nei mazzi fusione e che utilizzano Fallen of Albatz e può essere utilizzato come semplicemente Tanner che entra a cazzo di cane livello 4. Quindi è un mostro veramente, secondo me, molto bello, molto forte e che avrà sicuramente un futuro. La linea dell'Ecclesia continua, come la linea delle Ib, che Ib non ha mai avuto effettivamente una carta di merda, a parte il giallone, la linea dell'Ecclesia continua e continua da Dio, devo essere sincero, veramente gran carta. Abbiamo poi, sempre da Burst of Destiny, un'altra carta di supporto, ovvero una trappola. Giant Star Fall, una trappola normale. Nessun giocatore può attivare effetti di mostri senza livello in risposta all'attivazione di questa carta, quindi sostanzialmente innegabile da Mostri Link, innegabile da Mostri Xyz. E l'effetto dice che targettiamo un mostro face up sul terreno senza un livello di costo e fino alla fine di questo turno cambiamo il suo attacco a 0. Inoltre non può attivare i suoi effetti, non può essere distrutto in battaglia. Inoltre ogni danno che qualsiasi giocatore prenderebbe da una battaglia che comprende quel mostro viene dimezzato. Quindi ok, noi possiamo utilizzare questa carta per proteggerci un nostro mostro, quindi un nostro Link o un nostro Xyz. Quel mostro non può essere distrutto, non può attivare i suoi effetti a zero di attacco, ma se ce lo attaccano ci prendiamo danno dimezzato, oppure possiamo utilizzarlo al nostro avversario per spegnergli un suo mostro che ci dà il fastidio, insomma. Ok, carta molto particolare, ma secondo me nulla di eccezionale, onestamente. Poi magari c'è chi di voi può piacere,
ci sta assolutamente, però io non la vedo nulla di eccezionale. Carina, ma nulla di che. Per gli ultimi supporti di Bode, invece, ci ricolleghiamo direttamente al premiere che c'è stato settimana scorsa. Sì, settimana scorsa, dove sti tre, che per conto di Konami, presentavano carte. Una vestita in cosplay da mascherina e altri due, che onestamente ignoro chi siano, ma va bene. Detto questo, comunque, hanno presentato le cartine belle, che sono quelle che a noi ci interessano. E hanno presentato il supporto Evil Star Twin. Evil Star Twins, Trouble Sunny, Link 4, Luce, Demone, Mosso, Link con effetto, attacco 3300 e punta nelle frecce centrali, ovvero in alto, a destra e a sinistra e in basso, tutte centrali, e va bene. Come materiale Link vuole due o più mostri Link, incluso un mostro Evil Star, e possiamo utilizzare il primo e secondo effetto una volta per turno. Primo effetto, in effetto rapido, possiamo tributare questa carta di costo per evocare specialmente dal nostro cimitero fino a un Kisikill e Lilla ciascuno, che è ok, ci sta, molto buona come cosa. Secondo effetto, possiamo bandire questa carta dal nostro cimitero per successivamente mandare un mostro Evil Star dalla nostra mano, deck o face up sul terreno del nostro cimitero, e mandiamo una carta dal terreno al cimitero. Mostro molto forte, devo dire, assolutamente molto simpatico. A me piace molto e penso che sia un ottimo supporto per Evil Star. Poi magari chi giocherà direttamente il mazzo me lo può dire direttamente qua sotto, ecco. Comunque, gran supporto. E poi abbiamo anche delle altre carte che sono Transonic Bird e Sonic Tracker. Cominciamo la Transonic Bird, che è un livello 4, oscurità, bestia alata, rituale con effetto, 0 di attacco, 1004 di difesa, e può essere evocato tramite Sonic Tracker. Primo effetto, una volta per turno possiamo rivelare una spell rituale nella nostra mano, e se lo facciamo aggiungiamo un mostro rituale dal nostro deck alla nostra mano, che ha il nome listato su essa. E se lo facciamo, mischiamo il mostro rivelato nel mazzo, che ok, ci sta, è carina come cosa, però non lo so. Vabbè, può essere supporto per qualche mazzo rituale che ha magie rituali specifiche che richiedono mostri rituali specifici, ma al momento non mi vengono, onestamente. Però vabbè, andiamo avanti. Una volta per turno, durante il turno del tuo avversario, effetto rapido, puoi mandare una magia rituale dalla deck al cimitero di costo. Questa carta diventa quella magia rituale quando viene attivata, tra l'altro, quindi i costi non li paghiamo e anche le condizioni. Ok, praticamente fa da anaconda verde per i rituali. Terzo effetto, se questa carta viene evocata rituale e successivamente viene tributata, possiamo targettare una carta face up che il nostro avversario controlla e neghiamo i suoi effetti fino alla fine di questo turno, considerando che si può tributare per evocare tramite rituale altra roba, ci può stare, insomma. Carta veramente simpatica, non so se verrà effettivamente utilizzata, però ci può stare. E poi andiamo alla magia rituale di quel mostro, ovvero Sonic Tracker rituale, può essere utilizzata per evocare tramite rituale Transonic Bird. Secondo effetto, una volta per turno. Primo effetto, evochiamo tramite rituale un Transonic Bird dalla nostra mano, tributando mostri dalla mano e o terreno che hanno un livello uguale a 4 o superiore, ma il livello del mostro evocato diventa uguale al livello totale dei mostri utilizzati precedentemente, che è simpatica come cosa da modificare il livello all'uccellaccio che evochiamo, quindi ok. Secondo effetto, possiamo bandire questa carta al nostro cimitero per targettare un mostro rituale che controlliamo, mandiamo un mostro rituale con lo stesso tipo e o attributo del mostro face up dal nostro deck al cimitero. Che è simpatica come cosa. Sto pensando in Necroz, potrebbe essere pseudo carina come cosa, ma non lo so, non ne sono pienamente convinto. Che dire, ragazzi, se giocate un mazzo dove sta carta va bene, non so se in Shinbird può andarci bene, onestamente, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Infine, ragazzi, l'ultima cosa importante di cui parlare è inerente ai Destiny Hero, perché in Bode, oltre a supporti generici, Magistus,
carte per revolver. Insomma, hanno presentato diversa roba. Non vi parlerò di tutta la roba che hanno presentato, perché comunque ormai la live è anche abbastanza vecchia. Però andiamo a presentarvi, vado a presentarvi le carte supporto per Destiny Hero. Primo, Destiny Hero Destroy Phoenix. Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer, livello 8, oscurità, guerriero, mostro fusione con effetto 2500 di attacco, 2100 di difesa. Come materiali vuole un livello 6 o superiore Hero più un Destiny Hero. Possiamo utilizzare il secondo e terzo effetto una volta per turno. Primo effetto: i mostri che il nostro avversario controlla perdono 200 di attacco per ogni carta Hero nel nostro cimitero. Secondo effetto: in effetto rapido possiamo distruggere una carta che controlliamo e una carta sul terreno, che è tipo boh, ok. Terzo effetto: se questa carta viene distrutta in battaglia all'effetto di carta, quindi anche allo stesso effetto, possiamo attivare questo effetto. Evochiamo specialmente un mostro Destiny Hero dal nostro cimitero durante la nostra prossima standby phase, che è tipo boh, ok. Vabbè, carta. Andiamo avanti. Destiny Hero Draenor, livello 3, oscurità, guerriero, mostro con effetto 1100 di attacco, 600 di difesa. Primo effetto una volta per turno, secondo effetto una volta per duello. Primo effetto: su normal special ci permette di prendere un mostro Destiny Hero che è bannato nel deck o nel cimitero e lo mettiamo in cima al deck. Ok, ci può stare. Secondo effetto: se abbiamo un mostro Destiny Hero, eccetto lui stesso, sul terreno o nel nostro cimitero, possiamo invocare specialmente questa carta dal nostro cimitero. Questo effetto è simpatico, ci fa da extender, molto molto carino, si potrebbe giocare in Hero effettivamente. Terzo, Break the Destiny, una trappola normale. Può essere utilizzata soltanto una volta, il primo effetto, il secondo effetto, una volta per turno in advance per turno. Il primo effetto: targettiamo un Destiny End Dragon o un livello 8 o superiore Destiny Hero che controlliamo, lo distruggiamo. E se lo facciamo, skippiamo la prossima main phase 1 del nostro avversario, che è tipo, ok, va bene, Battle Main 2. Secondo effetto, possiamo bandire questa carta dal nostro cimitero di costo per aggiungere una spell trap che specifica Destiny End Dragon o Destiny Hero nel suo testo, dal deck alla mano, eccetto Break the Destiny, quindi non possiamo starciarci lei stessa. Boh, allora, le carte sono relativamente simpatiche. Il mostro Draenor, quello è simpatico veramente, sembra veramente buono. Per il resto non ci vedo nulla di eccezionale, però ovviamente voi siete gli esperti di Hero, non io, quindi scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate di questi supporti. Queste erano tutte le carte che erano state presentate di Bode in questi giorni, almeno quelle più interessanti, ecco. E niente, ditemi che cosa ne pensate. Dawn of Majesty, sapete che sta per arrivare il Premier Event. Il Premier Event è previsto per il 7-8 agosto. Secondo me date folli, ma va bene, Konami ha deciso così. Comunque, 7-8 agosto ci sarà questo Premier. Hanno presentato il playmat, ovviamente è bellissimo, di Dawn of Majesty con il nuovo Stardust, appunto. E oltre a questo, hanno presentato anche una carta esclusiva TCG nuova, ovvero Beat Trooper Scout Buggy. Livello 3, vento, insetto, mostro con effetto, attacco 1000, difesa 300. È una carta molto particolare perché non possiamo evocare specialmente mostri, eccetto mostri, insetto. È ok, in un certo senso. Se questa carta viene normalata o specialata, possiamo evocare specialmente un Beetrooper Scout Buggy dalla nostra mano, ecco cimitero. Possiamo utilizzare questo effetto una volta per turno. Wow! Sono emozionato per questa carta. Konami TCG, ti prego, torna a fare roba decente. Scrivetemi cosa ne pensate, ragazzi, di questa roba indegna qua sotto nei commenti. Ditemi se parteciperete al Premier Event che si terrà appunto il 7-8 agosto. Va bene. Shonen Jump, finalmente sappiamo che cazzo fa quel coso Borrel che abbiamo visto ormai boh, 2 o 3 settimane fa. Parliamone
Parliamo di Outburst Dragon. È un nuovo mostro. Livello 8, oscurità drago, mostro con effetto. Attacco 2100, difesa 2008. Primo e secondo effetto, una volta per turno, in advance per turno. Primo effetto, se controlliamo un mostro possiamo invocare specialmente questa carta dalla nostra mano. Successivamente distruggiamo tutti gli altri mostri che controlliamo. Non possiamo invocare specialmente mostri mentre controlliamo questo mostro, evocato in questo modo, eccetto mostri oscurità, che è tipo, ok, ci può aiutare a triggerare effetti di mostri che partono quando vengono distrutti. Quindi evochiamo uno, effetto lui, evoco, effetto... spacco in un mazzo dark, un po' tante limitazioni effettivamente, ma va bene. Secondo effetto, durante il turno del nostro avversario passiamo in effetto rapido, immediatamente dopo che questo effetto si è risolto, evocare Link, un mostro drago, utilizzando questa carta che controlliamo, quindi di conseguenza possiamo evocare nel turno dell'avversario un mostro drago Link. Possiamo evocare Borrelord nel turno dell'avversario, che fa assolutamente niente. È un mostro di merda, detto onestamente. Va giusto a supportare un pochettino Rocket, ma per il resto non vedo nulla di positivo. Va bene, mi aspettavo molto di meglio, però evidentemente Konami non era del mio stesso avviso. Scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate di questa... roba qui. Vabbè, siamo arrivati all'ultima parte dello giornale, ragazzi, e riprendiamo a parlare un po' di eSports. Perché? Perché Konami ha deciso di sbloccare un attimino la situazione e in tutta Europa si potrà ricominciare dal 15 di luglio, a, quindi da oggi, a giocare, a riprendere col gioco organizzato per quanto riguarda local e cose del genere. È stata rilasciata ufficialmente la comunicazione. Non solo, abbiamo anche il Ludus Championship Series. Per quale motivo? Perché dopo che si sono tenute tutte le tappe del Ludus nel 2020, come al solito c'è sempre la finale, dove i migliori qualificati, i migliori 15 se non sbaglio qualificati, vanno alla fase finale del Ludus a giocarsela appunto per vincere tutto il Ludus. E quindi di conseguenza, se volete seguirlo, ragazzi, il 25 di luglio sarà streamato direttamente con il commento di Nicolò, il ragazzo che ha portato, il mio compagno di team che ha portato su GT la deck profile di Madolce in passato, e anche quella di Bird Up, se non ricordo, sì, anche quella di Bird Up. Sarà lui il commentatore appunto di questa fase finale del Ludus, e quindi di conseguenza sarebbe interessante capire anche quale mazzo si va a giocare, cose del genere, perché è uno dei pochi eventi che si tiene in real effettivamente, che vale qualcosa di più di un local, perché il Ludus ogni volta ha 50-60 partecipanti, anche 70 talvolta, quindi di conseguenza è una cosa molto importante, mettiamola così. Quindi di conseguenza niente, ragazzi, ci sarà questa diretta streaming dove appunto streameranno le partite in feature match di questa fase finale. Niente da dire per quanto riguarda il resto, e speriamo che da settembre, quando comincerà la nuova stagione competitiva, si potrà fare quello che facevamo di nuovo nel 2019. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando scrivetemi qua sotto tutto quello che ne pensate per quanto riguarda tutti gli argomenti che abbiamo toccato quest'oggi. Ciao ragazzi.